Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo del set che ho comprato da Wish, che riguarda la ricostruzione unghie. Le unghie che vedete sono fatte con questo set, ma non sono venute bene, non sono fatte bene, si vede che non sono state fatte da una professionista. Però detto questo, basta coprirle con un semipermanente o con lo smalto normale. E non si nota quasi niente. Allora, questo set che vi faccio vedere comprende le tip. Queste sono le tip apposite per fare la ricostruzione. Se voi andate ad utilizzare quelle trasparenti da incollare alle unghie naturali per avere le unghie più lunghe, non funzionano. Queste sono fatte apposta. Ce ne sono due per dimensione. Questa è la mollettina per far star ferma la tip. Però secondo me non fa abbastanza pressione. Questo bicchierino serve per mettere dentro la soluzione che vi farò vedere dopo. C'è questo strumento, io l'ho rimesso via, questo serve per prelevare dal tubetto il gel e poi trasferirlo sulla tip. C'è questo tubicino, guardate com'è stato confezionato, cioè questo pennello è stato confezionato strabene perché durante il trasporto da qui non è uscito e non si è rovinato. Il pennellino è questo, è un po' piccolo perché io vedo in tutti i video usare un pennello molto più grande. Questo è effettivamente piccolo, si fa fatica a modellare bene il gel sull'unghia, sulla tip. Allora, c'è questo che è il gel, Poly Extension Gel. Non so se c'è differenza tra questo qua e l'acryl gel di passione unghie. Questa è la soluzione. Questa serve per far sì che il gel non si attacchi, non si appiccichi al pennello quando si va a modellare sulla tip. Praticamente, se voi cercate di modellare il gel sulla tip con il pennello asciutto, vi si appiccica tutto. Quindi questo è il set che io ho comprato per 5,95 euro. Ho trovato un grande difetto in questo set, ma non tanto nel set quanto nelle tip. Allora, se voi di base avete delle unghie naturali piatte come me, con le tip vi verrà molto difficile fare la forma giusta e far aderire, guardate qua, far aderire bene il gel alla vostra unghia, perché le tip sono troppo bombate, cioè sono veramente tanto bombate e ho trovato molta difficoltà a far stare giù la tip per metterla poi nella lampada per asciugare. Infatti, le prime unghie che ho fatto, vedete qua sotto c'è aria, ci sono delle bolle d'aria, anche qua sotto c'è una bolla d'aria, perché appunto ho avuto difficoltà, essendo tanto bombata la tip, veniva su, si staccava dall'unghia naturale. Vorrei provare anche la ricostruzione con le cartine. Le compro, però voglio proprio provarla perché voglio rendermi conto della differenza. Con le cartine sicuramente ci sarà molto di più da modellare il prodotto, però voglio provarci anche con quelle. E questa era la tip che io avevo scelto per il pollice, come potete vedere è più o meno giusta, copre tutta l'unghia, così. Solo che essendo tanto bombata, allora al centro ci va tantissimo gel, però sui bordi, sui lati di questa tip ne va pochissimo. E il risultato è questo, anche perché mentre voi dovete andare a metterla nel fornetto, la tip si solleva e quindi dovete riandare là a schiacciarla, cioè non sta giù perché è troppo bombata. E quindi il risultato sarà questo. Guardate, manca mezzo gel qui, su tutti i lati delle unghie, manca il gel praticamente. Come vi ho detto prima, io le ho lasciate così naturali nel colore del gel, perché ho solo messo semipermanente trasparente, il top coat, perché volevo proprio farvi il video e farvi vedere come risultano così. Vi voglio parlare anche di un altro aggeggino di Wish, preso da Wish, che serve comunque per quando si fa la ricostruzione, per il post ricostruzione soprattutto. E vi parlo della fresa.
Premetto già che io ve la sconsiglio se dovete fare quest'operazione di rimuovere l'eccessivo gel che si forma sotto all'unghia. La fresa in questione è questa qui, va a batterie, quindi funzionare funziona. La punta la vedete già rovinata e ahimè io ci ho fatto solo, ho limato solo queste 10 unghie e si è già rovinata la punta. Questa praticamente voi la passate sotto e cercate di assottigliare, togliere l'eccesso di gel e assottigliare l'unghia in gel. Non va bene perché è a batterie e non ha la necessaria potenza per fare questo lavoro in poco tempo. E io questo aggeggino qua, se dovete fare questo lavoro qui, non ve lo consiglio. Viene venduta in questo sacchettino qua e all'interno ci sono le punte. Aspettate, le punte sono queste qui. Ho utilizzato sia questa qua, sia questa qui, sia questa qui. Quelle due più grandi non le ho usate. E poi c'è anche il foglietto per le istruzioni. Eccolo qua. Per questo video è tutto. Io vi ringrazio per essere stati qua con me. Scrivetemi sotto cosa ne pensate delle unghie. Cioè, viste così non sono brutte, eh. Cioè, viste così no. Però se le guardate di lato, ah, sono riuscita a non fare la bombatura. Cioè, a me non piacciono le unghie che si vede la bombatura qui. Sono riuscita a farle abbastanza belle e dritte come piacciono a me. Perché io vedo di quei lavori in giro che fanno pietà, cioè io delle unghie del genere non le vorrei mai addosso. E ho cercato proprio di fare una cosa che mi piacesse, quindi una bombatura veramente leggera e forse anche troppo perché c'è il rischio che si stacchino le unghie. Questa qui si sta per staccare, credo, perché guardate qua che differenza di colore che c'è. Vabbè, comunque io coprirò il tutto con il semipermanente. Ci vediamo al prossimo video come sempre. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, mi raccomando, perché so che molti di voi non mi seguono su Instagram e quindi non sanno, cioè, le cose in anteprima, perché su Instagram faccio vedere molte più cose. Poi potete vivere un attimino la giornata con me, perché è molto diretto Instagram, mi piace tantissimo. La pagina Facebook sto pensando di eliminarla perché non la trovo così diretta come Instagram e come YouTube. Non mi piace, sinceramente. Ditemi voi cosa ne pensate. Io ho pensato di eliminarla perché alla fine posto sempre gli stessi contenuti su tutti i social che ho e non so, la trovo come una ripetizione. Ditemi voi cosa ne pensate. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!